Amici di Caccia Passione, siamo ancora qui da Vicenza, IT 2018, una fiera veramente piena di novità. Una di queste ce la stanno presentando la Canicom. Siamo qui con Alejandro Frassinuti, account manager del gruppo. Qual è la novità di quest'anno? Diversa rispetto un po' a quello che è il vostro core business, direi. Esatto, diciamo che quest'anno noi, dopo 2 anni che stiamo lavorando a un progetto, come vedete alle spalle, che sono le scarpe, siamo finalmente riusciti a presentare questo prodotto che, vero, entriamo in un mondo già molto presente a livello di calzature, però stavolta entriamo nella maniera giusta, cioè entriamo con un prodotto che abbiamo lavorato sulla tecnicità, sulla cura dei particolari, sui andare alla ricerca dei materiali per far sì che ogni tipologia di scarpa sia adatta per ogni tipologia, per la sua tipologia venatoria. Non abbiamo una scarpa che è multifunzionale, noi vorremmo il messaggio e il nome che abbiamo dato alle scarpe, perché vorremmo che ogni modello di scarpa sia per quella tipologia. Dietro di me vedete dei nomi, i nomi non sono casuali ma sono località specifiche o nominate per quella tipologia di scarpa. Vediamo insieme, abbiamo la linea wetland, la linea upland. Esatto, abbiamo la linea acqua che è l'anfibio, no? Che l'anfibio comunque bisogna averlo come azienda, non è un core business per l'azienda, perché l'anfibio purtroppo sempre più viene abbandonato, la scarpa alta. Abbiamo la scarpa tecnica da alta montagna, cioè per camminare sulla roccia. Le 3 scarpe centrali che sono ungulato per una caccia appenninica, beccaccia cinghiale con le sue particolarità di resistenza e di comodità nella camminata, le due scarpe classiche che chiamiamo primo prezzo, le due scarpe devono essere leggere, comode e non ci deve entrare l'acqua. Tutta la produzione è in Gore-Tex, la produzione è comunque tutta esclusivamente made in Europa, non c'è prodotto che deriva dalla Cina. Quindi abbiamo lavorato proprio non sul andare a buttarsi sul mercato con un prodotto che deve essere economico, ma il prodotto avrà un costo e sarà altrettanto paritetico alla qualità. Questo è il binomio, deve essere quello, qualità deve avere un giusto rapporto anche con il prezzo. Quindi a questo punto avete completato la gamma, accompagnate il cacciatore nella sua giornata di caccia con gli strumenti di ottica, con gli strumenti per rilevare il cane, per tracciare il cane e tutto, e finalmente avete anche un prodotto che cura direttamente il cacciatore come persona. Esatto, diciamo da lì è partita la filosofia, noi siamo partiti con i collari per la localizzazione e l'addestramento del cane, poi allargandoci abbiamo cercato di dividere le 2 fasce di caccia, caccia penna e caccia seguita. È ovvio che nelle due l'alternativa per uscire da quelle sono i comparti tecnici o elettronici era di andare o sull'abbigliamento o sulle calzature. Come l'abbigliamento è un mondo talmente grande che non spetta a noi, perché noi non siamo in grado di allestire un qualcosa che cura l'abbigliamento, la calzatura è molto più semplice. Allora abbiamo preferito di seguire il cacciatore dalla tecnicità, dal proprio rapporto col cane a camminare in una maniera giusta. È sempre un qualcosa che va fatto. Bene, allora noi facciamo in bocca al lupo. Grazie, credi. Bocca al lupo a questa nuova iniziativa imprenditoriale. Esatto, per chiudere il marchio abbiamo volutamente lasciato quello per come è nata, che è Keyland, quindi sarà ovviamente distribuita da Canicom, ma abbiamo lasciato il suo nome originale, il suo marchio originale. Amici cacciatori, dalla ITEC e da Canicom, Keyland, a presto.